La Grecia ha finalmente raggiunto la via d'uscita dalla crisi e dai programmi di salvataggio dopo 8 anni di austerità e drammi consecutivi. L'estate è considerata il punto di svolta per il paese e giovedì i ministri delle finanze della zona euro sono pronti a decidere sulla riduzione del debito e la sorveglianza post-programma. In questi anni la Grecia ha perso oltre un quarto del prodotto interno lordo e una parte significativa di giovani qualificati. Lia ha 37 anni, ha studiato economia marittima ad Atene, un master a Newcastle e l'avvio della sua carriera in Grecia, dove le cose non sono andate come si aspettava. Ha dovuto affrontare condizioni di lavoro basse e discriminazioni. Al culmine della crisi decise di venire qui in Lussemburgo per lavorare in una società di consegne. Ma se la sente adesso di tornare in Grecia? No, nonostante tutte le sofferenze che abbiamo dovuto affrontare in questi anni, nulla è cambiato, le cose sono rimaste uguali. Qui ho un orario fisso di lavoro, tempo libero per me stessa. Il Lussemburgo ha un sistema sanitario che è estremamente buono e non voglio tornare alla precarietà e all'incertezza della Grecia. Penso che per vedere dei cambiamenti necessari avremo bisogno di almeno 20 o 30 anni. Solo in quel momento le persone altamente qualificate potranno tornare indietro. Ma noi non saremo più giovani. Ma cosa si dovrebbe fare per far sì che la Grecia si regga in piedi? La Banca Europea per gli investimenti ha già finanziato molti progetti imprenditoriali in Grecia, pari al 10% del suo PIL, per creare crescita e occupazione. Stiamo seguendo i piani concentrandoci sui settori dei trasporti e dell'energia. Penso sia importante continuare a modernizzare le autostrade, i sistemi di trasporto in generale e le comunicazioni tra le diverse parti, tra isole e la terraferma, ad esempio. Non esiste un punto finale magico dove improvvisamente tutto è perfetto. Dobbiamo solo assicurarci che tutto vada nella giusta direzione. Ora però è il momento di decidere cosa ne sarà del debito. La Grecia ha già fatto il suo dovere, ne ha subito le conseguenze, ma è stata coraggiosa e ora vede il risultato di queste riforme. La domanda adesso è come si fa ad andare avanti con un debito del 180% del PIL sulle spalle. But 180% debt to GDP, that is too heavy on the shoulders.